Eccomi, buongiorno, scusatemi, ero al telefono col commercialista. Ecco qua. Giusto per iniziare la giornata alla grande. Buongiorno. Posto la storia, Commercialista e poker, copiata perfetta. Oh, allora, vabbè che questi giorni sono un po' incasinato, barra rincoglionito. Aspetta che mi carica il telefono, perché tra Karim e tante altre cose che devo fare mi sono perso un po' di roba, soprattutto per via della 12 ore. Quindi non avevo grandi idee, ma soprattutto questo gioco, ragazzi, io non riesco a capire, mi sta piacendo tantissimo. E allora, io sono sempre stato un amante dei giochi di carte, va detto. Io sono un fan dei giochi di carte, ma una cosa che mi fa cagare in assoluto è il deck building. È una roba che proprio no, per me non sta né in cielo né in terra. Mi rompo. Ah, aspetta che c'è un update qui. Basta che non mi fai chiudere OBS. Vediamo. Un tavolo buono che conosco il proprio. Grazie a Barbarossa per i 29 mesi e Ghost Bulo per i 4. Ecco qua. No, no, non te lo chiudo OBS. No, no. Vabbè, no, cioè, se non aggiorno la Steam Deck non, cioè, non funzioni proprio, cioè, se non faccio non posso fare aggiornamento dopo. Mi sembra un attimino esagerato. A me i giochi di carte piace molto da giocare, non molto da guardare. Compra questo, amore. No, stavo dicendo, sono i roguelike il problema. A me fanno cagare i roguelike. Però nel caso di un gioco di carte come questo, nel momento in cui mi vai a togliere il deck building, io mi prendo benissimo. Anche se, come avete visto, col poker sono una merda. Infatti, per me, se Hearthstone funzionasse così, ci giocherei ancora. Hearthstone, Magic, anche Magic ha lo stesso problema. Io tra l'altro utilizzavo un'applicazione di Magic a pagamento, ma si parla dell'iPad 1, e mi divertivo come un bastardo. Era costata 10 euro tra l'altro, e poi è arrivato il free to play, e con il free to play è arrivato il deck building, il comprare i pacchetti, e quella roba lì mi ha ucciso. Ragazzi, siete morti stamattina, cosa succede? Puoi giocare a Magic senza deck building, ne perdi tutte, ma poi... Eh no, perché in realtà ti davano anche dei mazzi prefatti. La Forever è diventata gialla, è molto più usata. E la mia voce rilassa, per forza, non c'è... Oh, ieri in palestra è andata bene, c'era puzza terribile, però è andata bene ieri sera. Anche se ho russato tutta la notte, l'Ale era molto arrabbiata. Molto bello Fable Dome. Io dormo sempre senza problemi, soprattutto da quando prendo la sertralina, ragazze. No, Gabriel, perché? No, io adesso sono triste. Come mai? Che è successo? Ti tocco il pisellino. Magic, se fai 4 partite dopo ogni giorno, non serve shoppare. Ma ti rendi conto che tu mi hai detto che devo farmi 4 partite ogni giorno?
parte i giochi con le carte da poker, tutti i giochi di carte sono deck building. No, è vero, è vero. Chi ha vinto il quadro? Il Gabrielone. Forse per quello che non è di buon umore. Space Engineers, ma sai che mi sa che l'ho solo comprato? Sì, nel 2016. No, ci ho giocato 40 minuti nel 2016. 9 agosto. Manuel, grazie per i 21 mesi, la cui somma delle cifre è minore o uguale di 3, è vero? È vero, grazie. Grazie anche a Faber per 24 mesi. Scusa il ritardo del rinnovo, ma sono 24, grazie mille. Comunque ragazzoli, se non volete rischiare ritardi, perdere la streak e tutto quanto, la sub di 6 mesi in 6 mesi è risparmiata un sacco. Abbandonate il Prime. Anche perché da giugno... No, Ricky. È un simulatore, cioè era una roba super tecnica. Quello video di FaveJ. No, sai che... Mi metti il dubbio, perché effettivamente ho fatto un video con Lorenzo dove costruivamo roba nello space. Che succede a giugno? Le sub col Prime varranno di meno. Quindi se vi va, la conversione entro giugno mi farebbe molto piacere. 6 mesi, sono 20 euro. Eccoci qua. Io uso il mazzo verde perché mi dà i soldi. Mi piace. Com'è l'audio? Devo abbassarlo un po'? Ciao Cold. Devo fare una serie di incontri, ma lascio la live alta, quindi niente parolacce. Poi mi licenzieranno e quindi questo problema non ci sarà più. Va bene. E dov'è il video che mi dovevi mandare ieri? Rinnovate per il treno. Stationers. Siamo lì, Ricky. Vedi che si somigliano. Allora, io andrei di doppia coppia. Mi interessa questo giochino, un gioco droga? Sì, considera che a me i roguelike fanno cagare. Cioè non mi piacciono per nulla a me i roguelike. Ti è piaciuta la live di ieri perché stavo zitto? Comunque adesso, oggi ve lo spiegherò un po' meglio. Come avete visto, bisogna giocare delle mani da poker. Io abbasserei un pochino l'audio però, un pochino. Perché parlo piano e mi... Ah, minchia, è già basso. Ok, così... Un peletto, come la sentite? Comunque, come avete visto, abbiamo fatto una semplice mano iniziale. Lo scopo è raggiungere i punti con le fish che sconfiggono l'avversario. Dopo ogni partita si guadagnano dei soldi e con i soldi si comprano i potenziamenti. Adesso vi faccio vedere questa cosa qua. Semplicemente ci sono le varie mani del poker, quindi la scala reale sono 100 punti di base per 8. Il poker sono 60 per 7 e via dicendo. Quindi ogni combinazione fa guadagnare un tot di punti. La cosa interessante qual è? Che tu puoi potenziare questa mano, quindi potresti arrivare ad avere il tris,
che vale più della scala reale. Capito? E come si fanno queste cose? Molto semplicemente. Potenza una carta a carta di piede. No, questo mi fa cagare. Allora, ci sono le... come si chiamano? I tarocchi, che sono delle carte consumabili, come in questo caso. Questo potenzia una carta trasformandole in carta di pietra, però mi fa schifo. Questo invece guadagna 3 soldi come valore di vendita alla fine del round. No, e queste sono delle passive, comunque se ne può avere al massimo 15, massimo 5, scusatevi. Vedete, allora, se poi ci sono queste buste randomiche che tu le apri, ecco qua, e questa ti dice: scegli un tarocco da usare subito. Io faccio diventare carte bonus 1. Io uso sempre le figure che mi piacciono. Ah, 2? Ah, era solo 2. Ok, perfetto. L'asso e la regina. Vai. Quindi quelle due carte lì mi daranno più soldi. Questo dimostra che non è vero che non ti piacciono determinati generi. Devi solo trovare il gioco nel genere che ti piace. Sì, è vero, è verissima questa cosa qua. È che il roguelike mi sembra sempre di buttare via del tempo, capito? Non riesco a godermi il tempo che sto passando nella parte roguelike. Quindi nei giochi di carte non me ne frega niente. No, carte di vetro no. Distrugge fino a 2 carte, no grazie. Potenzia una carta a carta d'acciaio, questa è buona. Usiamolo nell'asso. La carta d'acciaio ti dà un per 1,5 finché rimane non giocata. Balatro mi ha fatto capire quanto i casino possono essere un luogo pericoloso. Per davvero. Non per me, perché io non ne capisco un cazzo. Quindi se andassi al casino perderei e basta, quindi va benissimo così. Benissimo. Adesso vediamo che devo raggiungere i 450 fish. E qui vediamo che abbiamo... Si potrebbe fare una scala un po' in maniera complicata, oppure io vado sempre in doppia coppia, che è la mia preferita. Anche perché non è che si possa fare chissà che altro in questo caso. Poi io di poker ne so zero. Non ho mai giocato a poker in vita mia. Se non con i 101 giochi del buco del culo della Nintendo. Oh, vedi che qua è ricomparsa la regina e qui abbiamo una possibilità di scala. Ah, ovviamente, noi possiamo giocare un tot di mani e un tot di scarti per ogni round. No, non round, per ogni anta, credo sia questo l'anta, non lo so. Quindi io scarterei questi due e vediamo un po' che succede. Perché mi serve un 10. Doppio asso, che sfiga. 9, 10, 9, 10, 1, 2, 3. Sì, no, in realtà non mi serve neanche il 9. Vediamo. Ma che sfiga. Allora, facciamo così, che almeno mi gioco qualcosa e guadagno. Capito, ma è un bel gioco il poker, perché altro serve proprio per giocare a soldi. No, che situazione di merda, c'è una mezza scala fatta da entrambe le parti. Faccio così. Inculata. Se non conosco affatto il poker, gioco me lo spiega? No, infatti ricominciamo. Non te lo spiega, semplicemente ti dice: guarda, qui hai le mani, vedi? E te le devi imparare fondamentalmente, infatti io non me le ricordo mai.
sto pian piano imparando. Hai perso almeno 5 colori di denari. Come di denari? Vabbè, rifacciamo. È perché io delle volte mi concentro su una roba e non vedo i colori, vedi, come adesso. Me ne mancherebbe uno. I colori non li vedo mai. Più o meno, coccolino. Buongiorno, come stai? Le scale non credo che convengano rispetto a colori full. No, hai ragione, semplicemente non me ne rendo conto. Ma cosa sono i 4 denari, Ricky? Una probabilità su 2 di creare un tarocco quando apri una busta. Dammelo subito, ecco qua. E apriamo anche una bella busta. Ecco qua il mio tarocco. Potenza una carta selezionata in carta fortuna. Ah, aspetta. Puoi fare colori e scale anche con 4 carte. Questa è buona. No, dammi questa che è buona. Ok. Potenza una carta selezionata in carta fortunata. Perfetto. Adesso non ho più soldi, quindi vado al prossimo round. Xerion, grazie per 57 mesi. Basteranno? Grazie mille. Allora, voglio trasformare il re in una carta fortunata. Perché io mi piacciono le figure. Boh. Vediamo un po'. Provo a scartare questa. Vediamo come mi va. Mi va nel culo, mi va. Allora, dovrei puntare sulle picche. Le carte francesi che stai usando hanno i corrispettivi del napoletane, come quadri, denari, fiori, bastoni, picche, spade, cuori. Sì, però dimmi queste qua, Ricky, per favore, che mi incasini e basta. Allora, eliminiamo queste qua, rimaniamo sulle picche, vediamo un po' che accade. Rimane che sono un pezzo di merda, ecco cosa rimane. Non ho più scarti, mi inculo allora. Potevo fare la scala con 4 carte, avete ragione. Porca troia, è vero. Non solo, potevo fare anche il colore con 4 carte. Vedi che mi sono scordato. Sono una testa di cazzo anale. Provo a giocare l'asso, vediamo cosa mi combina. Che culo. È vero che l'asso mi funziona anche da uno, mi dimentico. Vabbè, dai, buona. Allora, moltiplicatore a mano finale del round, questa mi piace. In realtà mi piace molto anche l'errore di stampa, che è un po' random, però mi piace perché non c'ho più una lira, quindi via.
Ecco, poi si arriva al boss finale. In ogni anta poi arriva al boss finale. Questo, tutte le carte di cuori sono penalizzate. Quindi tutte le carte di cuori non danno punti. E guarda che bella merda. Io infatti le eliminerei, giusto per vedere con cosa rimaniamo. Questa è golosa però, cosa faccio? Non la gioco? La gioco, la gioco. Non mi dà il valore del jack, ma sti cazzi, insomma. Devi fare più, esatto, devo fare 600 entro 3 mani adesso, prima erano 4. Facciamo questa doppia coppia qui. Guarda qua che cosa vi combino, che non serviva averne 4, però io ce li ho. Quando poi no, conviene comunque fare la scala di più, perché hai una carta in più e ti vale comunque come punto. Però se non ce l'hai lo puoi fare lo stesso. Ah merda, mi ha tolto l'altro. 3 moltiplicatori per ogni jolly. Cazzo, è buona questa. Dammela. Ok. E poi vorrei aprire anche i pianeti. Mi ha dato crea fino a 2 tarocchi casuali. Intanto usa questo. Perfetto. Poi abbiamo, vedi, questo aumenta il full, questo aumenta la scala reale, questo aumenta il poker, questo aumenta il tris, questo aumenta la scala. Allora, visto che stiamo usando più scala, mi potenzio la scala. Quindi la scala adesso avrà più valore rispetto alle altre mani. Il full ha il tris più la coppia, giusto? Però a me il tris non interessa, cioè interessa fino a un certo punto. Provo a potenziarmi il full. La posizione del jolly è molto importante. Quelli che danno per due, ad esempio, vanno sempre a sinistra. Perché? Cioè, in questo caso non mi sembra utile, perché i jolly vengono utilizzati da sinistra a destra, però non ho nessun jolly utile io. Converti fino a 3 carte selezionate in fiori. Coperte fino a 3 carte selezionate in quadri. Non sono male durante la partita quelle. Via. Se ti vanno a sinistra, sì certo, ma nel mio caso non ha senso. Se io ad esempio uso questo. 1, 2, 3. Usa. Sì, che in realtà me la potevo anche tenere per il boss, sarebbe stato meglio. Avevo già il colore dei quadri, vedi? Non serviva, era giusto per provarla, scusatemi. Quando selezioni un buio, crea 2 jolly comuni. No. Vediamo. Buona questa. Questa moltiplicatore, questa qui invece è buona, che è una carta pianeta, si è tenuta in mano a fine turno. Non è, questa qui è buona. Praticamente se questa la tengo in mano fino alla fine del turno mi dà 11 fish e già, no, in realtà ogni turno che non viene usata mi dà 11 fish e il moltiplicatore in più, alla fine mi dà una carta pianeta che servono, sono quelle per potenziare le mani. Aggiungi il numero di volte che questa non è male. No, non mi frega un cazzo, voglio questa.
Questa qui praticamente, mettiamola all'inizio, aggiunge il numero di volte che la mano del poker è stata giocata come moltiplicatore. Ad esempio, se ho usato 4 volte la scala, me lo fa per 4. Ok, e qui abbiamo già un bel colore. Guarda, adesso fa così, me la moltiplica, vedi, per qua, per 4. Abbiamo vinto. Perché abbiamo già fatto 4 colori. Oh, aumentami il livello del colore, vai. Che già si spara nei culi. Questo mi dà i tarocchi. Converti fino a 3 carte selezionate in picche. No, dammi questo, vediamo. Potenza una carta selezionata in carta fortunata. A me piace questa. La metto nel jack. No. Poi. Potenza una carta in carta multiuso. Al posto di qualunque seme. Potenza una carta in carta dorata. No. A me piacciono sempre le carte fortunate. Stavolta sarà il 6. Perché è in mezzo. Eccolo qua. Via. Non il Vouser di guardo. Solo che quello lì non mi interessava. La prima mano viene pescata a faccia in giù. Ghost, grazie per gli 11 mesi. Io me la voglio provare. Via, vediamo se ho delle figure o meno. Ah, sì, mi ricordo. Allora, un po' di giramento di cazzo ce l'ho sicuramente. Non me le far vedere? Perfetto. Però, dai. Dai. In realtà mi sa che con una doppia coppia qua me la cavo e dico arrivederci, tanto devo fare solo 500 punti. Con la carta fortunata. Ecco qua. C'era anche colore, eh? No, vedi, io il colore non lo vedo. Io non lo vedo. Le carte pianeta poi no, non mi interessa. Minchia, la scala però è cazzutissima come cosa. No, vendo questa e mi compro questa. È troppo forte avere la scala in più. No, lo so, Step, è che mi dimentico di farlo. Coppia, poker. Potenziami la coppia. Tra l'altro c'è questa roba che sinergizza con la carta strappata, che se metti 3 o meno carte ti potenzia. Sei molto bravo, Kog, molto bravo. Sposta il terzo gioco come quinto, perché così la moltiplicazione è applicata dopo tutti gli altri buff. Però tanto è nella mano finale questo, scusa. Non ho capito. Cioè, lo metto anche qua. Così magari. Perché, cioè, per 3 moltiplicazioni nella mano finale, ma lo fa già. Adesso però, ragazzi, non scrivetemi subito che cosa posso fare, perché cioè, mi rovinate anche il gioco. L'ho fatto prima, Kog, che palle. È un gioco di carte. È un gioco di poker.
dove bisogna fare il numero che è qui in alto usando le mani. Vediamo, faccio anche colore? No. Andiamo di scala che facciamo i gran punti, perché abbiamo questo qua che fa per 12. Tanto c'è quella carta fortunata. Vedi, questo vale 10, però era fortunata, quindi vale ancora di più. Moltiplicatori e manetta e ho vinto. Se metti come ultimo il P3 sarà fatto dopo le varie somme dei moltiplicatori. Ah, perché se no lo metti all'inizio. Ho capito. Gli assi giocati danno più 20 fish. Che in realtà va bene così. I tarocchi non li ho più usati. Vediamo. Raddoppiamo i soldi, ma va bene così. Boom. Ciao Kud, purtroppo sì. Olè. Vai con questo bel colore. Potenza giocata è 60 in carte moltiplicatori. Tiè. A 1, 2, 3, no, si può fare, perché io posso fare le scale con 4. Questa, guarda, la carta d'acciaio mi dà per 1,5 perché non l'ho giocata. E adesso mi dà una carta pianeta. Ah, voi non le vedete le carte pianeta? Aspetta. Eccomi qua, è meglio così? Zana, grazie per i 40 mesi, grazie mille. No, sono deficiente, l'ho venduta. E vabbè, non importa. Se il primo scarto del round sono una carta distrugge, guadagna 3 dollari. Non mi interessa. Sono imbecille. Scusate, vabbè. Buona questa qua, mi piace. Pugnale viola non è male. Niente tipi di mani ripetuti in questo round. Comprendo. Allora, no, aspetta. Tanto facciamo questo. Quindi non posso più fare colore adesso, giusto? Benissimo. Però posso fare coppia. Posso fare, non posso più fare l'altra coppia, quindi posso scartare, potrei fare doppia coppia, però questa qua mi è utile per moltiplicare le cose. Colore, giusto per curiosità, non... Ah, non assegna proprio punti, ok, perfetto, niente allora. 5, 6, 7... Ho visto che hanno messo il family di Steam.
Merda. Merda. Il tarocco però cosa mi fa? Me lo trasforma in quadri, che cosa mi serve? Colore. Non lo posso fare il colore, l'ho già fatto. Ragazzi, il colore l'ho già fatto. No, sorry un cazzo però. Allora, intanto non dovete fare backseating se non vi chiedo un cazzo. Secondo, se proprio dovete dire le vostre cagate, quantomeno che siano giuste. L'ho già fatto colore, non lo posso più fare. Non mi fate incazzare. E non so cosa cambia nuovo Family. Ora puoi fare un gruppo di 6 persone e condividere la libreria. Compratevi i giochi. Comprateveli. Proviamo a far così. Aspettate che rispondo a Elisa. Quindi non puoi fare più volte la stessa modalità per punti. Solo contro questo boss non si può fare la stessa cosa due volte. È rimasto poker, full tris e carta alta. Poker, full tris e carta alta. È uno scarto solo, tra l'altro. Provo a far così. Ho due mani da giocare. Ok. Anche doppia coppia mi manca. Mettono Gog su Luna, sì. Vediamo. Buona. Buona. E mi ha dato colore, perfetto. Poi lo usiamo. Buona. Allora, questo usa, perfetto. Potevo mettere pure la regina? Me la stavo tenendo nel caso la mano non fosse andata bene. Grazie Strade per i 70 mesi. Tutto il full non mi capita mai, quindi figurati. Se la prima mano del round ha solo una carta, se la prima mano del round ha solo una carta, aggiungene una copia permanente al mazzo e pesca in mano. Allora, se gioco una sola carta, ne aggiungo una copia permanente al mazzo. Quindi spreco una mano, però la stessa carta. Allora, è utile per le carte potenziate, però è uno spreco di una mano. E io ho solo 4 mani. E me la lascia permanentemente nel mazzo, certo, certo. Cioè, buona. Ma dovrei rinunciare a queste cose qua, che sono molto buone. Sinceramente io mi sto trovando bene con quello che sto facendo.
compro questa che magari mi può tornare utile. Una su 7 cadmi, no vabbè, buono quello lì. È molto alienante la musica, proprio da casino. Stai creando un mazzo che tenda al colore, forse toglierei i jolly che da moltiplicatore per le scale. Mi sa che c'hai ragione pure te. Perché mi piacciono le scale. Ah, c'è un altro colore. Aumenta il full. Che monnezza di gioco. Nessuno ti obbliga a guardarlo. Che sei pronto per tornare di poker? No, lì non ne so un cazzo, continuo a sbagliare. Scusa. Come tu utile, veramente. Le carte giocate con valore dispari danno più 30 fish. 10 se include il colore. E allora facciamo così. Visto che effettivamente stiamo puntando di più sul colore, vendo quella e compro questa. Non ci so giocare, Lino. Non so. Vabbè. Buongiorno, buongiorno. Che inculata. Dammi un jack. Il grande buio. Merda, però avrei le carte d'acciaio. Non dovrei buttarla questa. Provo a buttare via questo jack. Speriamo che venga fuori un picche. Ottimo. Ottimo. Che sfiga. Niente. Allora 4. Ok. Questa scala poteva tornare utile per il boss come quello di prima che non potevi ripetere le giocate, è vero. Però non credo che ricapiti. No. Frega un cazzo. Apri questi. Allora, scala, coppia, doppia coppia. Allora, doppia coppia potenziamelo che lo usiamo. Non sempre, ma lo usiamo. Poi. Poker, coppia, carta più alta. Dammi la coppia. Giusto in caso di emergency. Perché non ho carta fortunata che poteva darti 20 dollari? Perché non la uso mai. Ah no, aspetta, la carta fortunata. Che carta fortunata? Non l'ho giocata? No, scusa. Una su 7 carte viene pescata faccia in giù. Ma queste sono 3. Spiegami un secondo. Far 12.000, impossibile.
Il full o giocare 5 carte non puoi farle? Ah, è una percentuale, dite. Io me la sento. Me la sono sentita proprio nel culo, guardala lì. Me l'ha messa qua, me l'ha messa là, mamma mia, ho rotto il gioco, però ho perso, non faccio comunque nulla, non faccio nulla a meno che non trasformo tre carte in quadri. Allora faccio un bel colore. Preghiamo. Sposta il quarto Joker. Ah, giusto, hai ragione. L'ha spostato. Madonna. Grazie per la dritta, che me la dimentico quella cosa lì. Ditemi questo Vouser, io l'ho comprato più volte, ma a che cazzo serve? Valdan, grazie per i 2 mesi. È vero, posso anche rerollare effettivamente. Ah, dopo un tot di volte comprato lo sblocca un Joker, ok. Vai. Ormai il nostro colore è colorizzatissimo. No. Ecco qui. Allora, facciamo un reroll. Ritiro tutte le carte giocate per le prossime 10 mani. No, non ho capito. Cosa vuol dire riattiva le carte giocate? Che me le ridà nel mazzo? Le attiva 2 volte. Ti danno il doppio dei punti. Cioè, quindi quando metto giù, ad esempio, un asso, cioè, no, quando metto giù un colore. Ah no, però solo per 10. Ah, solo per 10. No, è praticamente un consumabile. No, 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 no. Non ha senso. No, me frega un cazzo, via. Ho capito. Che inculata. Ammazzo. L'asso di cuori aumenta il moltiplicatore. Facciamo sta cazzata, e che dobbiamo fare? Attenzione.
Adesso non posso più scartare, merda. Così buttiamole via. Merda. Ho anche colore. No, non ce l'ho a colore. Ce l'avevo e me lo son perso. Questo Jolly guadagna 3 fish per ogni picca che scarti. Ma chi se ne frega. Previa morte. Ah, previa la morte, se le fish vinte sono almeno il 25% delle fish richieste, si autodistrugge. Bello, è molto bella quella, molto bella. Ma io ormai sono l'uomo colore. Mettimi però anche la scala che la usiamo. Beh, sono qua, non ha senso non usarle. Streghe comanda colori. Su dei livelli di successione dati un attimo. Va bene, vado a fare la pipì nel mentre. Vi ricordo che alle 5 con Karima faremo il Baccaro Tour, anche se in realtà devo ancora fare la mappa. Chiederò a Alessandra, che lei è l'ubriacona di famiglia. Però solo la prima figura giocata. No, via. È il tour dei bar. Si berrà qualcosina e si mangerà un cicchetto. Mm. L'hai poi comprato, Karim? Ho una merda, però. Quasi 2 ore stamattina alle 6? Ci hai giocato? Madonna. Micia, buongiorno, si possa sempre rinnovare, grazie mille. Merda. Proviamo a eliminare lui. Mamma mia, che botta di culo. Ciao Ricky. Non so che cosa hai detto, però accetto i tuoi consigli da mago.
devo fare sta scala qua. Anche se questo qua è uno spreco, ma vabbè. Ok. Posso puntare sui cuori. Dammi dei cuori. No, vedi, vedi, Ricky. Vado 46.000. Allora, io ragazzi, non so più come dirvelo. Se non vi chiedo un cazzo, ma perché mi dovete dire la roba? Ma posso fare le cose? Cioè, se mi sono perso una cosa, ok, ma basta fare backseating. Avete rotto i coglioni. Cos'è che dà colore? E vai. Colore livello 6. Va meglio la gola, sì, grazie. Beh, mi piace un sacco l'errore di stampa, però non... non voglio usarlo. Juras, grazie per i 42 mesi. Quiras Blades per i 42 mesi e io sto mastro per i 50. Allora, giochi sono un tipo di mano in questo round. Az. Non avevo la possibilità di mandare a fanculo un... no? Ah, cambia boss. Cosa faccio? Tarocco aveva una possibilità su 4 di potenziarmi la carta, ha deciso di no. Questo gioco come l'hai scoperto? Ne stanno parlando tutti, Koga, Manetta. A me non me ne frega un cazzo del poker, mi fa cagare il roguelike. Dopo che ne ha parlato Moro... me ne ha parlato durante la 12 ore, ho detto vabbè dai lo provo e mi ha preso un sacco. Con un bel colore da 5 vinci, anche secondo me. Dai, proviamoci. La bocca. Mi butto. Ah, c'era già, ero già per sempre, non l'avevo visto. E giochiamoci questa bella mano. E intanto, chi ben comincia ha già un cazzo nel culo. Boom, eliminiamo questi due. E glielo butti. Vabbè, sì, tanto dai. Cioè, o mi tengo il re. No, vabbè, dai, via. Che sfiga. Merda.
Vai. Buona. Buona. No, ma non sono capace neanche io a giocarci, Cog. Per niente. Guardane, più 4 fish deve essere mal giocata, esattamente 4 carte. Non è male. Però vabbè, allora. Le buste celestiali hanno sempre la carta penetra relativa alla tua mano poker più giocata. E allora dammelo nel culo. Ma guarda che colgo, io ho imparato giocando a giocare a questo, eh. Non credere. Arciaio. Oh minchia, non avevo visto che avevo questo. Dammi l'imperatore, vediamo cosa mi dà. Ha un jolly casuale, vai. No, è perfetto. Questa mi fa schifo, la vendo. Perfetto, via. Mamma mia, Dino, mamma mia. Ah, vedi. Tira il culo per bruciarmi il re così. Provo a giocarmelo. E comunque. Che mamma troia. Buttiamoci sta doppia coppia. Vediamo un po' che succede. Questa è sfiga nera. Allora voglio puntare sui fiori. Via. Des, grazie per i 18 mesi. Mi è rimasta un'unica mano. Bene. E via che sia questa. Sono proprio un gran coloriere. Ok. Guadagno un mazzo completo. No. Questa mi piace. Però non la stiamo usando, quindi. Mettiamo il full di nuovo qui. Ormai il colore è a livelli astrusi. Prossimo round. E al momento posso usare solo colore, sì, fondamentalmente. No, anche il full volendo, so che non l'ho mai trovato finora. Anche la coppia è buona, però. Cioè, il colore... Minchia, il full non è male in realtà, eh. È che il colore più lo metto, più me lo potenzia con questo, con la supernova, quindi... Non ha senso non puntarci. Che dildo anale. Non avrei dovuto fare... Vabbè, ho sbagliato.
Perché mi ha dato solo moltiplicatore 1? Ah, perché era scala reale. Che inculata. E 5. Ok. Ecco perché mi ha dato così pochi punti. Io non me ne sono mica reso conto. Ho rischiato molto. Andiamo, eh. Questa non è male, che la posso usare per qualunque cosa. Tutte le carte di fiori sono penalizzate. E ce ne infileremo nel culo, che ti devo dire. Benissimo. E scartiamole. Cazzo me le fotte. Cazzo me le fotte a me. Merda. Yes. Ah, guarda chi è tornato qua. Ok. Minchia, ormai il colore... facendo colore vinco, non posso non fare altre, cioè non posso fare altre cose. Vorrei raddoppiare i soldi. Grazie, ma dammi questo perché sono senza una lira. Non sono mai, no, al 7 ci sono arrivato, non sono mai arrivato all'8. Riccardo, erano 14 con i milioni di euro che ha vinto poker, confermo. Io sono molto poker. Mi manca il re, giustamente.
No, ma dato scala reale, va in figa. Che inculata. Mea culpa. Puntiamo sui quadri. No, che è un tarocco quando è scartata. Lo faccio. Mi servirebbero i voucher che mi danno più mani. Masterato, ma sto usando solo una combinazione, è rischiosissimo. Questo 7 di picche me lo voglio infilare tutto nel culo. Sto diventando abbastanza cazzuto il mazzo qua. Tutto smerdato. Ma non so giocare, Lino. Cioè, sarebbe veramente una partita inutile. Cioè, qui perché sta funzionando qui? Perché mi viene fuori scritto a schermo che cosa sto facendo. Tutto qui? Ah. Sono una sfiga questa. Minchia, anche il full vale molto, dai, per fortuna. Però non so se ce ne usciamo bene. Questa da il moltiplicatore. Punto sulla foil, vai. Mi aumento ancora il colore e la scala. Devono. Ma l'avevano già detto che sarebbe uscito anche su Android e iOS. Cioè, questo su iPad sarà la cosa più. No, però è comunque. Ce l'ha comunque il moltiplicatore. Eh no, però tanto che cazzo serve? 0x0 fa 0. Che sfiga. Gioco. Ok. Thank you.
Però fa, vale niente, quindi non ha senso. A meno che non faccia così e così, e allora vai. Dobbiamo puntare tutto sull'ultima mano, ma dubito fortemente che ne usciremo vivi. Infatti, è persa purtroppo. Non ho proprio niente. Un Trix, che però vale una sega. Mi vale di più la coppia. Un culo e basta. Che peccato. Niente. Cinque, sei, otto. E che cosa fa il 4, 5, 6, 8? No, ma infatti travel ho sbagliato. Vabbè. Oh, però ho fatto il record, è stato il mio miglior punteggio. Mazzo nero. Più uno slot jolly, ma una mano in meno. Sai che quasi quasi lo provo? Questo non è male perché mi danno tanti soldi. Però, vai, ci provo. Via. L'avevo dovuto controllare prima, vabbè. Arca miseria. Ah, giù. Oh no. Scusatemi, che mi dimentico che avevo una cosa in meno. Ormai mi ero tarato su quello. Fra, è molto bello. Mi dimentico che ho una mano in meno. Devo ricordarmela questa cosa qui. Ah. Buono questo. Oh, fighissima.
fighissima. Però mi piace anche questo dello scarto in più. Vai, Scala Run. Che neanche serviva in questo caso. Ma saltare il buio cosa serve? Perché non l'ho mai fatto. Mi sembrava solo una grandissima inculata. Dammi un fiore, ti prego. No, ho buttato via un fiore per sbaglio? O ho fatto i conti su quello di prima perché sono un imbecille? Vabbè, buono comunque, poi facciamo il full. Ma voglio questo che mi dà un cestino in più. Questi sono belli. No, questo non lo voglio. Non c'ho più soldi. Via. Saltando il buio, gli effetti bonus sono tantissimi, tra cui potrò un jolly raro. Ma quella è l'inculata. Cioè, se io salto un buio, semplicemente non guadagno soldi. Quella è l'inculata? Comunque non fa. Posso saltarne un valore. No. Ha senso giocarmi la coppia e fare 40? Scartiamo prima. Scattiamo proprio questo. Che sfiga. Puntiamo al colore. Non ci posso credere. No, perché non me la conta come se ce l'avessi. Che sfiga però, eh. Più niente.
Eh no, perché non posso. Finalmente. Sì, però ormai è tardi. Vabbè, ma che cazzo? E 3, 4, 5, 7 non è scala, no? Ne manca una. Ragazzi, devo comunque metterne 5 di carte. Me ne fa saltare una, ma va messa. Doveva essere 3, 4, 5, 7, 8. Ah, adesso non abbiamo più niente. Devo resettare il cervello. Ok. Perché prima stavo ancora ragionando in termini di 4 carte, è quello che mi ha fregato. E questa è la parte difficile del gioco. Mica, ma che sfiga mi sta dando? È un mazzo sfigato questo, perché non ho mai avuto così tanta sfiga prima. No. Riattiva tutte le abilità delle carte tenute in mano. Questo è molto utile più avanti, però. Questo mi serve. Non compro niente perché voglio quello. Ah, se io salto al buio, il negozio ha un jolly non comune. Però non c'ho soldi, quindi non ha senso. Cioè, mi servono i soldi. Ho capito. Non è che non avevi sfiga, meno male in più. È vero, cambia molto. Cambia moltissimo quella cosa lì. Dai. Figa, non ho moltiplicatori, però adesso che ci ragiono un attimino. Andando avanti a doppie coppie, non so mica, eh. Senti, non esce lo shop, dopo il buio ti esce quel boss. No, no, vabbè, però a me servono comunque soldi, mi serve questo. Boh, almeno adesso abbiamo una quantità di mani come prima. Vabbè, tanto non ho più soldi, quindi via. Che sedere, insomma. Calcio d'angolo, altro che sedere. Tutte le picche sono una merda, ecco qua. A proposito, questo è su Instant Gaming. Yes! Ragazzi, ma prendetelo!
Chi è? Non me lo pinna mai. Già preso, rimborsalo e ricompralo a sconto prezzo. Ok, allora, stavano dicendo che vaffanculo le picche, ti stavano dicendo. E anche i fiori. Il quadro mi potrebbe piacere per una scala, tanto teniamolo lì. Quanto costa full price? Non lo so. Savernotto, buongiorno. Buona lupa a tutti, grazie mille. Che sfiga. Mati, grazie per i 45 mesi. Dai, pompiamoci la scala intanto. Mica, cioè abbiamo veramente una lira. Qual è la scala reale? Vabbè, ma è impossibile farla. Dai, la potenzio. Se sa mai. Diciamo che quando c'è da potenziare mi punto sempre a potenziare il più possibile. Va meglio la gola, sì, però sto parlando comunque piano, come senti. Oh, comunque io ho 6 slot per i jolly, non ne ho neanche uno a questo giro. Che giramento di palle. Siccome tenere se possibile dei soldi ogni 3 round, ogni 5 soldi è un bonus a fine round di interesse. Ah. Tanto è tutta una merda, quindi. Fall. Double cowpole. Però mi sa che sto facendo schifo. Sbagliato. E mi serve un 9 qua. Una picca. Doppia coppia quanto valeva? Una sega valeva.
Ah no, ce l'ho. Buona. Sì, però non vado da nessuna parte, assolutamente. No, non è vero, non lo fa lo stesso. Doppia coppia. Vabbè, ma che cazzo, Dragon, dopo un mese di assenza per lavoro si torna a subare, grazie mille. Ma non ne esco proprio. Cioè, è difficilissimo con questo mazzo. No, no, c'era un 8. Cioè, a parte non guadagnare un cazzo. Ma Evolver era buono perché mi dava una cosa in più. Questo non è male. Anche questo non è male. Ma li prendo entrambi, vai, figati, eh. Che golosità. Me la rischio così. Perfetto. Vai di full. Ho mancato una scala e un full. Ok. Buono. Scarta due carte casuali per mano giocata. La rischio troppo se vado così, va. No, una mano di colore gliela butto, dai. Cog, ti dico questo segreto. Stavo giocando a questo gioco per i fatti miei
e ho visto che potevo fare colore, no? E io ci ho provato a fare colore letteralmente, cioè io stavo accoppiando i colori stessi, ma non è, cioè il rosso e il nero, ma non era. Quindi cazzo, allora questa qui è buonina, però man mano che no, con gli scarti mi conviene fare questa. Salto al buio. Salto anche questo. Massimo, no. No, potenzia i miei soldi. Buona. Cos'è che ho potenziato io qua? Il full. Che io avrei in realtà. Stavo cercando il poke, però in realtà c'ho il full. Toglie 0,01, lo so. Però non mi piace l'idea che prima o poi verrà consumato. Anche qua. Ah, da comunque c'è. Va bene, buono. Dai, mi piace questa dei soldi. Dammi questa qui, grazie. Ah, un'altra. Che bello, me ne da due. Vai di tarocchi anche. Sono uno spendaccione. Raddoppia i soldi. Raddoppiami i soldi. È bello perché ti dà anche questo effetto. Una copia del patto scelto. Scusa, il patto doppio. Non so che cosa sia. È bello perché ti fa anche sbustare. Però non è roba che tu devi andare a pagare dei soldi per fare le cose. Se il primo scarto del round ha solo una carta, distruggila e guadagna $3. Guarda, distruggo il 10. Anche se no, mi può essere utile. Via il quarto. Chiamo questa intanto.
Cazzo, avrei dovuto buttarne via un po' di più. Via. Perfetto. Voglio usare questo colore che mi dà, che vale di più questa lasso sicuramente rispetto al 2. Buona. Prossima volta che da sola faccio in espressiva un paio di gettoni in mano. Sai che non ho un cappello? Perché sennò mi mettevo anche un cappello per fare tutto il... Non ho gli occhiali da... Dovrei avere gli occhiali da sole da qualche parte. E da qualche parte intendo che non so dove sono. Cioè la tenuta da poker. Vai, facciamo così. Come si cambia qua? Ti è nuovo obiettivo, siete contenti? È anche molto vicino, tra l'altro. Via, guadagniamoci 6 soldi. Più 1 moltiplicatore per mano giocata, meno 1 per scarto. Eh no, lo scarto mi serve. Crea una carta pianeta se la mano giocata include 2 o più 8. Ma non me ne frega un cazzo, guarda, ma proprio 0. Aprimi questo buco del culo. Ragazzi, il gioco è molto semplice, è una versione del poker roguelike. Me la rischio col jolly casuale. Lui è uno dei miei preferiti. Ok. Sfiga, vabbè. È funzionamento che mi sfugge. Ma è molto semplice, praticamente in... Orca vacca, guarda qua. Tris. 3 o meno carte, e allora dai. Man mano che vai avanti potenzi o le carte o hai dei bonus esterni come quello che abbiamo appena utilizzato. Vedi, mezzo jolly fa un per 20 se metti meno di 3 carte.
In realtà vorrei puntare anche sullo scartaggio. Uno, due, tre, quattro, cinque. Allora butto via anche questa. Non mi capita di meglio, allora niente. Ti conviene fare il trispio dei colori? Sì, ho il trispio potenziato. Eh no, vedi, c'è quel problema lì, che il tris vale comunque meno. Cioè, me lo fa valere di più, però devo aumentare il valore del tris. Tanto il boss adesso aggiunge il doppio del valore della carta più bassa. Questo è buono. Questo è ancora meglio, in realtà. Questo qui mi sinergizza. Ah no, ma io ho un altro spazio. Buona col Triss. Speriamo di beccare il potenziamento del Triss. Niente, bella inculata. Dovevo fare la Triss run adesso. Distruggimi questo due di picche. No. Ma scusami. Non mi ha distrutto il due di picche. Era casuale, niente. Preferisco avere questo. Colpa mia. Benissimo. Abbiamo un Triss che tanto comunque non sono potenziati, quindi va bene. No, Millo, perché se io aggiungo altre carte non mi dà questo. Devo fare solo tricks. State attenti. Ecco qua. Tutte le carte di busta scontate. Via, questo è buono. L'ultimo gioco c'è scritto include, quindi considera anche se full o poker. Non ho capito. No, tre o meno carte. Non mi sembra così OP questo missile. Dov'è il Triss? Eccolo. Mm.
si accumula il valore ogni... Come, in che senso si... Sei sicuro che sia tradotto male? Si accumula il valore ad ogni mano. Mi fido. Ok. Ok, qui non abbiamo nessun tris, abbiamo una coppia. Però a sto punto... Perché mi sto tenendo queste? Non ha senso. Merda. Merda inculabile. Vabbè, la coppia comunque è buona. Perché non devo fare poi così, punti. Stavo pensando troppo per una cosa che non serviva. Che paura anale. Ragazzi, giocare con loro pari ti danno più 4. Tris run. Eccoci qua. 1, 2, 3. Scarto anche questa. Ok. Gioco di mano, gioco da villano. Io col tris non riesco. Perché? Non ti escono? Io ormai sono un trister. No. Tris. Merda, colore, doppia coppia, Plutone. Che tristezza che Plutone è la carta magica. Ripotenzio quest'asso, che così se lo butto da solo diventa fortunato. Non ti escono? Quante mail! Tutte le figure vengono pescate a faccia in giù. Ecco qua. Allora, quindi intanto io mi gioco questo. Scarto questo.
Secondo voi saranno tre uguali? Ah, ho finito le mani, ne ho perso. Cazzo. Cazzo. Ho fatto una stronzata. Vabbè. Oh, buono, salto il buio. Ho fatto una cazzata. Quanto è il record? 51.000, mi pare. Tosti! A lei. Devo rifarlo il tosti, tra l'altro. Capito, ma oh. Ma non c'entra niente con la pelata al tosti. Sei matto nel culo, Cog. Ti fai le canne così. Ti fai le canne nel culo. Bene. Cazzone, poi me ne infilo una e lascio andare. No, questo mi dà una busta arcana a me. Ah, cioè subito così, va bene. Praticamente mi toglie i soldi. Ah, le carte giocate precedentemente sono penalizzate, ma io non ne ho giocate. Minchia, è stata ottima questa cosa qua. Va bene. Sì, però della sfiga incredibile, cioè non è possibile. C'è la doppia coppia? Non l'ho vista. La sfiga che ho con questo mazzo è leggendaria. Ah, il full vale più del colore? Ah, vale poco di più il full del colore. Ok, grazie mille. Ma che sfiga. Io
Io solitamente mi limito a fare scarto e poi gioco. Scarto e gioco invece di scartare per trovare la mano giusta. Fai bene. Scegli le due. Ogni asso giocato dà più 8 moltiplicatore quando assegna punti. È buona questa. Per ogni pianeta usato, buonissime. Le prime due sono... No, minchia. Cioè, le prime due non ha il minimo senso non usarle. Non mi ricordo cos'è il full. Ha un tris e una doppia. Il poker qual è? 4 e 1. 8, 9, 10, mi mancherebbe... Il problema è che io ho solo tre mani, ragazzi. Cioè, mi inculo per sempre, ogni volta. Benissimo. Che culo sta scala, vai. Guadagna 0,2 per ogni carta potenziata giocata. Ah, però gli toglie il potenziamento alla carta. Esatto, Millo. Fortunata e foil. Ah, minchia, dammela. Ma la carta di pietra che cazzo serve? Questa è buona. Quella col rosso. Devo far così.
Minchia. Che sfiga. Vabbè. Devo pregare che mi cicci fuori un poker. Invece lo prendo in DS. Catroia. Beh, vado a fare la pipì. Eccolo, vi ricordo che alle 5 io e Karin Blusa facciamo il Baccaro Tour. È molto più difficile con una mano in meno comunque, eh? Sto facendo tanta fatica, tanta fatica. Prima guadagnavo molti più soldi e avevo la mano aggiuntiva. Vabbè, facciamo doppia coppia, che c'è fotte. Baccaro Tour è il tour dei bar che si fa qui in Veneto. Si beve una cosa e si mangia un cicchetto. Io mangerò i cicchetti che rimberrà. Cosa vuol dire salti una busta d'espansione? Vuol dire che quando non la compri... Non è male. Quindi adesso vado al prossimo round. E quindi qui... però non è andato per uno. La devo comprare? Eh no, e allora non è vero. Vabbè ragazzi, ma l'avete... Perché mi avete detto sì, esatto? Perché non ho buttato il 3? Allora vaffanculo. Ah no, guarda.
L'hai già comprata prima che ti avessero detto sì, esatto? No. Assolutamente no, perché sono stupido. Salutiamo Jolly, vediamo un po' che succede. Niente. No, non è lo streamer ha sempre ragione. Non è vero quello che hai detto. Vabbè. Ma Yambu, so benissimo quello che ho fatto. Cioè, non l'avrei comprata altrimenti. Ho chiesto apposta. Oh, allora dammi questo. Neanche questo. Dai, pimpami sto re. Ah no, un jolly, non ho jolly, niente. Non selezioni un buio, guadagni più tre mani e perdi tutti gli scarti. Sapete che io non so che cazzo voglia dire selezionare un buio? No, perfetto. Ah, adesso ho capito, non ho scarti. Adesso ho capito. Ah, me lo piglio in culo per forza. Non c'è solito. Va bene. Non è granché. Anche perché adesso me lo butta nel culo fortissimo. Dai. Merda, che culo. Non mi piace. Non mi piace. Esatto, sei carte brutte te le tieni. No, ma lo vendo io questo affare adesso. Incasso e vendo sto cesso che non lo voglio. Grazie. Guadagna 4 fish se la mano giocata è esattamente 4 carte. Vabbè, io le prendo, tanto sono gratis poi. Che me fotte. Ok, buonissimissima questa. Eccoci qua. Non avevo mai saltato i bui. Tiè, questo cosa mi dà? Più 3 carte della mano nel prossimo round. Ma dammi questo, dai. Abbiamo 1 milione di carte, mo.
ci arriva questo qui. 4 fish. Gioco la mano. Ma pensavo molto di più. Mi rendo conto. Ho buttato via un 5, sono una testa di cazzo. Gatto. Gatto. Non so cosa avevo in testa. Non so cosa avevo in testa. Servirebbe un king. Vediamo. Però così dovremmo fare una bella roba. Vediamo. Ma credo sulla base di pesce o c'è anche la ciccia? Ma no, mangi i cicchetti che ti pare. Oh, questa mi serve come l'aria. Ah, questa rimane anche dopo. Ok, interessante. Fa minore, si passa dal casinò al subbar, grazie mille. Tris. Comunque, se tutto va bene, domani facciamo il mod day. No, no, venerdì non sarà estendibile assolutamente. Non provo a giocarmene queste qua. Proviamo a giocarmi queste. Beh, vabbè, che comunque. Tutta una merda, ma... Doppia coppia? Doppia inculata.
niente. Jolly casuale, vai. Cosa fa? Una probabilità su 4 è migliorare il livello della mano di poker giocata. Dai, va bene, insomma. Mi piace perché mi penalizza le carte usate precedentemente, che però non ho usato. Guardate qua che bel fullino. Stanno per rilasciare, ma stanno già per rilasciare la versione mobile o è in lavorazione? Non ho letto mica. È in lavorazione. Ok, ma l'avevano già detto. Oh no. Qualche scaletta. Questo su mobile sarà perfetto. Sarà la sua massima espressione. Cazzo. Ah no, ma è tutto gratis il resto. Prima cosa. Non lo voglio, mi fa paura che mi si spaccano. Poi questa è bella nel culo. Ha un'altra? Quando l'emote for ban, spero che di dover smettere di prenderlo io. Altro che. Bene. Ma me lo aumenta permanentemente il jolly? Cazzo, sì. Minchia, buono. Buono anche questo. Gli assi non sono figure, lo so. È buono averlo all'inizio, infatti. Yambo, non ce la faccio, sono scemo. Ok. Un molto per tarocco usato. Ah, minchia, no, buono. Buono.
Non so che sei maestro d'arte. Beh, quante email oggi? British Airways, sì, vabbè. Scusate, che quando mi arrivano così tante mail, poi dopo mi preoccupo una certa. C'è un'altra roba, che un'altra magagna che devo sistemare. Ostia, qua si partirebbe già alla grande. Mi dispiace buttare via il 5 lì, però dai. Mi aspettavo qualcosa di più, devo essere sincero. È dei giorni di merda, eh sì, infatti mi aspettavo chissà che, invece... Ah, merda, dovevo giocare 5... Azz. Ma me l'ha buttato via, non è che me l'ha impedito, vaffanculo, ero un attimino distratto... porca puttana. E adesso perdo di nuovo. Però mi sono distato un secondino. Che culo. Che culo. Ma non me ne ha potenziato mai più nessun altro, eh. Allora, i tarocchi usati. E non me ne sta dando i tarocchi. Cioè adesso che posso usare i tarocchi non me ne sta dando manco uno. Qua me ne dà 15. Boom. Scegli uno tra massimo tre, due carte spettrali. No. No, scusami, vado di colore. Il colore è meglio di scala? Faccio prima guardare qua. Il colore è meglio di scala, sì. Ed è reale, tra l'altro. No. Ho sbagliato. Era col 6. E vabbè. Non me ne rendo conto. Per niente, proprio. Allora. Ma io lo prendo in culo in ogni caso, qua. Che devo fare? Ma voglio fare fiori. È un'idea del cazzo.
Sì, ma devo fare un miliardo di punti. Che culo, buona. Sì, ma non ci arriverò mai. Lo uso giusto per aumentarmi quello. Guarda cosa c'è qua. Vediamo se mi salva in calcio d'angolo. E mi salva proprio il mio cazzo. È impossibile. Senti troppi bui, lo so. Una volta che ho scoperto che si può fare, mi sono preso bene con il buio. Anche un po' per vedere cosa c'è oltre la siepe. Sì, vediamo così. No. Cinque carte alla mano, si riducono di una ogni round. Mi serve il pennello, preferisco il pennello. Mica, ma che sfiga, eh? Io adesso quasi quasi torno all'altro mazzo. Perché tanto adesso chiudo, però... Porca troia. Cioè, è stata proprio una merda. Da quando ho cambiato mazzo, tutta una merda. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo alle 5, non ci sarà la live serale, ok? Non ci sarà la live serale, mi raccomando. Ci vediamo alle 5 con una IRL con Karim. Va buono? Vi mando dei thermos. Ah no, lo vi mando da Ricky, che sta facendo 12 ore. Mamma mia, Gabriel in calcio d'angolo, è bravo. Bravo, bravo Gabriel. E dite a Ricky, siamo qui grazie al calcio d'angolo di Gabriel. A dopo.